Si chiama Mauro Esposito, Delfino Summer Camp 2024, laboratorio di sogni allenamenti da campione. L'iniziativa ideata appunto dall'ex biancazzurro, attuale allenatore dell'Under 13 del Pescara, Mauro Esposito, rivolta alle classi 2009, 2010, 2011, 2012, riservata ai giovani calciatori di movimento e ai portieri. Prevede un percorso di perfezionamento tecnico della durata di una settimana, dal 17 al prossimo 22 giugno, con premiazione finale e attestato di partecipazione consegnato direttamente dal campione del mondo 2006 Vincenzo Iaquinta, che nella sua carriera ha indossato anche la maglia del Castel di Sangro. Io ho coinvolto, perché l'ho fatto il calciatore, ho avuto la fortuna e la bravura di giocare a grandi livelli, ho coinvolto tanti ex calciatori ad allenare. Quando ho chiamato Iaquinta, che è un mio amico, oltre ad essere stato, è un campione del mondo, e lui mi ha detto che veniva, sì, aveva il piacere di venire a farsi le foto. Io ho detto: se devi venire a fare le foto non ci venire per niente, tu devi venire e devi venire a allenare. Come l'ho detto a lui, l'ho detto a Antonio Balzano, a Danilo Sottimo e a Vincenzo Fiorile, che ringrazio, che sono qui presenti, l'ho detto a Marco Sansolini. Facciamo un applauso a noi, e tra poco vedremo qui. L'ho detto a Alessandro Del Grosso, l'ho detto a Massimo Ganci. Devono capire l'importanza di essere allenati da grandi calciatori. Poi ci saranno altri allenatori che sono bravissimi, qualificati, che io ho scelto personalmente. Però l'impatto che può avere un ex calciatore che ha giocato a grandi livelli su un ragazzo, secondo me fa la differenza. Il Mauro Esposito Delfino Summer Camp 2024 si svolgerà al Mastrangelo di Montesilvano dal 17 al prossimo 22 giugno. Hanno sposato il progetto tanti ex biancazzurri, tra i quali Danilo Sottimo, Vincenzo Fiorillo e Antonio Balzano. Quello che mi sento di dire a voi genitori è che il sogno è sempre dei ragazzi e non è il vostro sogno. Quindi accompagnate i vostri ragazzi e... è come se ci fosse una scala e voi state di lato per non farli cadere, ma non spingeteli troppo questi ragazzi, perché devono fare sempre il loro percorso. Io un consiglio, un suggerimento che voglio dare ai ragazzi è quello di non abbattervi, alle difficoltà che incontrerete. Potrete incontrare anche delle bocciature a volte, ma non vuol dire che questo impedirà a voi di raggiungere poi quello che è il sogno. E un'altra cosa importante che voglio dire: siete fortunati, perché avete veramente a disposizione delle competenze, degli strumenti che forse noi non abbiamo mai avuto da ragazzi. I ragazzi si devono divertire, perché è il gioco più bello del mondo ed è, mi emoziona ancora più dico io, quindi vi auguro questi 5-6 giorni che saranno molto divertenti, noi in primis ci divertiremo presso a voi, quindi sarà un bel lavoro da parte di tutti. Grazie a Mauro per l'invito e ci vediamo lunedì. Grazie, grazie a tutti.